Una storia semplice e allo stesso tempo intensa. Una storia per ragazzi, ma soprattutto per adulti che non si sono mai dimenticati di essere stati bambini. L'allestimento del Piccolo Principe da parte di Officine della Cultura al Teatro Verdi di Monte San Savino ha visto in scena un narratore aviatore accompagnato da una piccola orchestra, alla quale è stato affidato non solo il compito di sottolineare con le atmosfere musicali i vari momenti della storia, ma anche quello di raccontarne delle parti importanti attraverso nuove canzoni, seguendo la drammaturgia di Samuele Boncompagni e la regia di Amanda Sandrelli. Il tutto impreziosito dalla proiezione delle illustrazioni disegnate da Al Valenti, affermato grafico, illustratore e umorista senese. Nello spettacolo è stato anche proposto un interessante accostamento tra il racconto del Piccolo Principe e la vita del suo autore, aviatore scomparso misteriosamente nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Mi piaceva, cioè, raccontarla tutta, perché poi non si racconta mai questa dipartita del principe, perché per i bambini ovviamente, insomma, è dura da sopportare. Però mi sembrava che questo fiore che in qualche modo rinasce perché lui torna era sufficiente a far sopportare una dipartita. Insomma, io mi commuovo sempre a vederlo e non so, spero che, insomma, anche il pubblico sia contento. Tanti piccoli fans. Sì, tanti piccoli, ma anche tanti grandi stasera. Stasera l'ho visto per la prima volta con un pubblico adulto, perché i 4 mattine erano tutti ragazzi, che sono un pubblico molto più esigente. E, insomma, è andata bene sia con loro che con questi, quindi direi che ce l'abbiamo fatta.